Cari telespettatori, bentornati sul canale 17 di Fano TV per un approfondimento che oggi dedicheremo a due eventi che si terranno nel nostro entroterra. Sto parlando del Palio dei Brancaleoni, un altro che vi sveleremo fra pochissimo, però prima vado a presentarvi gli ospiti di questa giornata. Parto dal presidente della Proloco di Piobbico, Matteo Martinelli, e la sua vice Tiziana Rebiscini. Buongiorno. Benvenuti. A tutti. Grazie. Grazie. Ho anticipato uno dei due eventi che si terranno a Piobbico. Il primo, e lo leggete anche alle nostre spalle, il Palio di Brancaleoni, contesa della Pannocchia. Matteo, intanto quando si terrà? Si terrà dal 22 al 25 agosto. Quindi insomma, è molto vicino. Servono i preparativi. Esatto, sì, siamo pronti, siamo pronti per partire. Partiremo il 22. Il Palio dei Brancaleoni, contesa della Pannocchia, quindi la settimana rinascimentale che va dal 22 al 25 di agosto, è frutto di un grande lavoro di squadra Proloco con Comitato Sfilata e in collaborazione con il Comune di Piobbico. Come dicevo, inizieremo il giovedì 22 con Notte al Castello, con le visite animate. Prima di entrare un attimo nel dettaglio, sì, certo, della manifestazione, raccontiamo anche per chi non lo sapesse chi sono i Brancaleoni. I Brancaleoni è un'antica casata che signoreggiava nel Montefeltro. Infatti a Piobbico abbiamo proprio il Castello dei Brancaleoni, che si trova proprio sopra Piobbico e sotto si sviluppa il centro storico. Ai quattro lati del paese abbiamo i quattro castelli, che è la Carda, i Pecorari, la Rocca e il Castiglione, ormai ruderi, ma sono quei quattro castelli che dividono il paese in quattro rioni. Proprio coloro che dovranno sfidarsi. Sono proprio coloro che si dovranno sfidare la sera del 24 al Palio. Cominciamo allora con il giovedì. Giovedì notte al castello, visita animata al castello. Chi partecipa alle visite animate rivivrà le atmosfere, le leggende, gli assalti e gli amori infelici del castello Brancaleoni. E infatti ci sono delle scene come ad esempio l'assalto degli Ubaldini. Gli Ubaldini, che sono i nostri vicini di casa della contea di Apecchio, che si vedevano sempre in modo così, in modo cagnesco con i Brancaleoni. I Brancaleoni, per fronteggiare questa cosa, tenevano sempre le armi ben affilate e oliate e organizzavano dei banchetti, delle sfilate, proprio per dimostrare la loro superiorità bellica. Però il 9 gennaio del 1521 i Ubaldini attaccano il castello di notte e facendo una vera e propria strage, accoltellano il conte con 33 coltellate. Si salva per miracolo, e in occasione di questo evento il conte fa scrivere nel castello, nel cortile d'onore, sopra la porta di una delle porte, la famosa frase "per non dormire". Questa è una delle scene che si vedranno durante la visita animata. Da che ora? Ore 21, primo turno, ore 22 e 15 circa, secondo turno. Una serata che verrà ripetuta poi anche l'ultima giornata. Il 25, sì. Poi, come in tutti i castelli che si rispettino, c'è il fantasma, quindi la famosa Nicolosa, sì, questa donna a tre facce che a un certo punto della visita animata esce fuori. Tre facce perché guarda il presente, il futuro e il passato, questo lo dice la leggenda. Passiamo alla giornata del venerdì, perché ci sarà anche uno spettacolo di fuoco. Sì, giornata del venerdì, il venerdì delle taverne noi lo chiamiamo, quindi sotto il castello Brancaleoni si sviluppano le quattro taverne, dove appunto le taverniere sapranno catturare i palati di tutti con dei menù veramente squisiti. E poi tutto questo viene arricchito nella piazzetta del castello con uno spettacolo di fuoco, con la presenza di Gradara e i suoi tamburini. E la novità di quest'anno è, oltre all'investitura dei cavalieri, anche la disfida tra i quattro capitani dei soldati dei quattro rioni a parole. Tutto questo di fronte al conte Antonio II Brancaleoni in abito, che si troverà lì al castello Brancaleoni, insieme alla presenza del comune, insieme alla presenza di Costanzo Felici, che è il medico di corte
che medicava con le erbe spontanee del Monte Nerone. E una volta aver udito questa sfida parole tra i capitani soldati, dichiara aperte le giostre tra i rioni che il sabato si terrà il palio. Quanti sono i figuranti all'incirca? Allora, Piobbico oggi conta 250 figuranti, tantissimo, un bel corteo storico. Più tutti i volontari della Proloco, suppongo. Sì. Tutti i volontari della Proloco, sì, è una bella cifra, un bel traguardo, anche perché Piobbico è una realtà di 2000 anime, quindi vestire 250 figuranti è veramente non è semplice. Poi abiti molto belli, molto curati nel dettaglio, curati, tessuti, insomma. Sì, sarte di ogni rione, si sono prodigate a cucire questi abiti con vera e propria maestria, ed è nata anche una vera e propria competizione tra i rioni, tra gli abiti più belli, nel mettere in campo la squadra più brava, più valida per poter disputare il palio. Ecco, queste sfide in che cosa? Allora, le sfide consistono nella ricerca della pannocchia, che questo è un gioco molto simpatico che viene fatto da parte dei bambini, dove c'è questo grosso mucchio di fieno dove vengono nascoste delle pannocchie, e il primo rione che trova 5 pannocchie vince il gioco. Ma vedi il tuffarsi di questi bambini e cercano i giochi di una volta. I giochi di una volta, la corsa con i sacchi, la corsa, la staffetta fetta all'interno del campo, acque minerali, e ci abbiamo il taglio del tronco, ci abbiamo anche un'esibizione dei ballestieri della città di Gualdo-Tadino e una dimostrazione dei cavalieri con la presa all'anello, una dimostrazione equestre. Le premiazioni sempre il sabato sera oppure la domenica conclusa? Subito il sabato sera viene decretato il vincitore del palio della pannocchia. Chiaramente tutti vorremmo vincere, ma purtroppo c'è un solo rione che vince. Certo. Io dico che secondo me i veri vincitori di questa cosa sono gli organizzatori, assolutamente. Che suppongo da mesi. Che è un anno che lavorano, sì, il comitato sfilata e la Proloco. E dicevamo poi la domenica che c'è questa notte al castello, appunto, che ritorna. Che viene ripetuta, esatto. Sì, una volta decretato il vincitore del palio, quindi al castello poi verrà portato anche addirittura il palio, che è questa grossa pannocchia dorata. E si ripete la visita animata al castello. Le sfide dove si disputeranno? Al Parco Acque Minerali di Piobbico. Il corteo prima si ritrova in piazza Sant'Antonio, che è la piazzetta che è proprio sotto il castello Brancaleoni, per poi andare accompagnati dai ritmi dei tamburini, sempre della città di Gualdo. Questa è nata questa collaborazione con Gualdo ai Giochi delle Porte, e ci portano al Parco Acque Minerali, dove appunto vi è questa disfida tra rioni. Insomma, una bella manifestazione, quattro giorni ricchi di eventi, di iniziative collaterali, sì. E sicuramente anche molto sentita dai cittadini di Piobbico. Sì, sì, assolutamente sì. Infatti Piobbico in questo momento si è veramente colorato dei colori dei rioni. Immagino. Con le bandiere. Quindi dal 22 al 25 di agosto il palio dei Brancaleoni e poi la contesa della pannocchia di cui Tiziana appunto ci raccontavi, però c'è anche un altro evento che si terrà il 31 agosto e il 1 di settembre. Esatto. Matteo, di che cosa si tratta? È la centenaria, quindi storica, sagra nazionale del polentone alla carbonara unita al Festival dei Brutti. Però la carbonara non è quella che siamo. Esatto, no, non è quel sugo tipico che ci piace pensare, ma riguarda strettamente la tradizione piobichese. Carbonara deriva dal fatto che la polenta, quindi condita con questo sugo rosso, era fatta dai carbonari, quindi per tempo loro preparavano la carbonella utilizzata quindi nel fuoco vivo per cucinare con il legname del Monte Nerone, e quindi nella preparazione, ecco, da qui il nome carbonara, perché è fatto da carbonari e la carbonella è un sugo rosso, e sia la polenta che il sugo vengono appunto preparati a fuoco vivo con il carbone tuttora. Questo dove si svolgerà? Questo si svolgerà nel centro storico di Piobbico, quindi Viale Marconi e Piazza Sant'Antonio, che nel 31 agosto e il 1 settembre si riempiranno veramente di una tradizione unica, sia da un punto di vista gastronomico che folcloristico, perché poi abbiamo la sagra unita al Festival dei Brutti, che è un club mondiale. Mondiale, esatto. Che in questi ultimi anni in particolare davvero ne hanno sì. parlato tutti, sì, tutti sì, quindi sì, sì. È cresciuto di anno in anno. Decisamente, sì, si hanno fatto... Anno, che edizione abbiamo,
Sono tantissimi anni. Ultracentenaria, quindi non riusciamo neanche un po' a contarle. Poi perché alla prima, esatto, è ultracentenaria veramente, si tramanda anno per anno. E tutti i vari direttivi pro loco, quindi anche i direttivi del Club dei Brutti, i vari presidenti che si sono susseguiti, veramente hanno fatto tanto per non cambiare nulla, perché veramente è unica nel suo genere. Lì come si svolgerà la serata? Allora, lì è una giornata piena, diciamo che nel 31 agosto c'è un pre-polentone dove c'è l'apertura del seggio elettorale del Club dei Brutti. Okay. Ci sarà un momento gastronomico anche unito a musica gestito dalla Pro Loco in piazza Sant'Antonio, nel luogo proprio storico della sagra. La domenica è una domenica piena, una domenica per tutte le età, veramente di tutti i gusti, e quest'anno gli ospiti d'eccezione che faranno appunto un'esibizione in partecipazione sono i Modena City Ramblers. Quindi direttamente da Modena? Esatto, sì, che si esibiranno in piazza Sant'Antonio alle ore 17. E per quanto riguarda poi invece il momento gastronomico, fin dal mattino sarà disponibile polenta appunto alla carbonara tipica piobichese. E al mattino, toglimi la curiosità, sì? Ci sono persone che mangiano senso, fin dalle prime sì, ore del mattino? Sì, sì, sin dalle 11 c'è la possibilità di asporto per chi magari con i parenti e amici se okay. la vuol gustare a casa, ma gli stand sono aperti, quindi c'è polenta, c'è tutto il ben di Dio che vogliono gustare, perché fantastico. C'è tutti gli stand aperti fino alla sera. E alle ore 11, quindi tutto il giorno la macchina organizzativa è in atto, è in moto. Per quanto riguarda invece il pomeriggio, come dicevo prima, un pomeriggio veramente pieno. Quest'anno ci siamo concentrati molto sul dare un'offerta per tutte le età, quindi si partirà con uno show dei Sette Cervelli, quindi che può richiamare le famiglie, eccetera. Poi alle ore 17 ci saranno appunto i Modena City Ramblers, in concerto in piazza Sant'Antonio, non è proprio un concerto, è una loro esibizione. Saranno aperti da un gruppo locale che sono l'Ultimo Binario, che è locale ma non solo, e poi ci sarà una serata liscio. Il momento culmine, una volta terminato il concerto dei Modena City Ramblers, arriverà nella piazza il corteo dei Brutti, perché durante per tutte le vie del paese il Club dei Brutti ogni anno organizza il corteo del Brutto, con la Brutti Car, quindi che è tutto molto folcloristico. Ma ci sarà poi anche una giuria che dovrà decretare il vincitore? O... No, lì è una vera e propria elezione, perché la sede elettorale, che è la sede dei Brutti, è aperta sin dal giorno prima, tutti possono andare là a tesserarsi e votare, ci sono dei candidati, quindi è una vera e propria elezione. Quindi c'è lo spoglio, popolo. Esatto. O dopo intorno alle 18, diciamo, arriverà in piazza questo corteo col presidente in carica, quindi guidato dal presidente in carica, e il momento dell'elezione è veramente unico nel suo genere, perché lì in piazza c'è il palazzo del vecchio comune, il vecchio edificio comunale. Dall'anno scorso il Club dei Brutti ha riportato una bellissima proclamazione dal palazzo, quindi comunale, dal balcone. Il sindaco con fascia tricolore si affaccia, quindi proclama il nuovo presidente dei Brutti con tanto di fumata bianca del tipo Abemus Papam, sì. Perché il folklore riguarda anche quello, certo. È nato proprio in questa maniera, e quindi l'hanno riportata, e l'anno scorso ha avuto enorme successo. Sono delle tradizioni che sì, continuano. Sì, esatto. Questo evento da chi è organizzato? L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Piobbico, in collaborazione, quindi di concerto con l'Associazione Mondiale Club dei Brutti, e ovviamente con il sostegno e il patrocinio dell'amministrazione comunale, della regione Marche e della provincia di Pesaro Urbino. Quanti sono invece tutti coloro che lavoreranno per queste due manifestazioni? Ma la Pro Loco ha tanti volontari che vi sì, supportano. Tutto Piobbico, perché in questo quindi Piobbico tutti riuniti? Sì, in questo Piobbico veramente, io magari noi siamo di parte, però veramente lo diciamo con orgoglio, Piobbico durante le manifestazioni risponde sia in termini di presenze ma anche in termini di aiuto, perché sono due manifestazioni enormi, perché se tu consideri che al polentone si preparano quasi 5 quintali di polenta in una giornata, e molta, la maggior parte viene fatta proprio dal vivo in Viale Marconi, proprio per far vedere anche quella che è la tradizione, il certo. modo di preparazione, e quindi mette in moto una macchina organizzativa enorme, dove Piobbico veramente è di grande esempio. Complimenti devo per dire. Tutto il lavoro grazie. Che state facendo. Noi grazie. Ora invitiamo di nuovo tutti i nostri telespettatori, intanto al Palio dei Brancaleoni, Contesa della Pannocchia, che si svolgerà dal 22 al 25 di agosto, poi 31 agosto e 1 settembre la sagra nazionale del polentone alla carbonara. Quindi due appuntamenti da non perdere. Grazie anche ai nostri ospiti, al presidente Matteo Martinelli grazie. E alla vicepresidente della Pro Loco Tiziana Rebiscini. Grazie di nuovo per essere stati grazie con noi. Grazie a voi. E un saluto a tutti i nostri telespettatori di Fano TV. Arrivederci.